Quindi era già mezzanotte. Era già mezzanotte e il tempo passa in fretta, dalle 9 alle 12, solo per la presentazione di un libro, per una piccola intervista, eccetera. A questo punto anch'io mi sento più rilassato, mi sento più libero e quindi comincio a girare e ho la fortuna che non mi trovo a girare nel nulla perché la gente neanche mi guarda. E invece mi rendo conto che quasi tutti mi cercano e vogliono parlare con me, eccetera, no? E così piano piano vengo a conoscere queste persone che avevano questa specie di uniforme, di una grandissima eleganza, con dorature, eccetera, e questo grosso logo che diceva, parlava della loro patria, no? E il primo, so che mi ricordo che il primo che mi fermò per parlarmi era proprio uno di queste persone che, se non vado errato, apparteneva all'ambasciata di Berlino, a Milano, no? L'ambasciata della Germania, e mi dice: "Guardi, le devo fare i complimenti, lei forse lei saprà che noi tedeschi siamo molto molto critici sulla grafica, sul disegno. Già nella storia della nostra dell'arte tedesca di incisori e disegnatori e grafici ne abbiamo avuti tantissimi, e devo dire che lei, essendo una persona così giovane, non le voglio chiedere l'età, ma io lo vedo, lo capisco che lei è veramente giovane. E quindi ha una capacità e una tecnica veramente invidiabile." E quindi a questo punto, mentre parla, tira fuori dal taschino, si tira fuori un biglietto da visita molto bello e me lo consegna e dice: "Guardi, qui dietro c'è il mio numero di telefono personale, c'è il mio nome, il mio numero di telefono personale, e io già da ora le faccio ufficialmente un'offerta: nel momento che troverà più utile e vorrà farlo, lei sappia che telefonandomi io posso mettere a sua disposizione l'aula, la sala più prestigiosa della nostra ambasciata, e posso offrirle una mostra che potremmo concordare tra i 10 e i 15 giorni, completamente gratuita. Lei non dovrà pagare assolutamente nulla. La forma pubblicitaria per far conoscere questo sarà a spese nostre, quindi l'unica cosa che lei dovrà fare, so che effettivamente portando delle opere d'arte fuori dalla propria nazione, perché naturalmente lui mi invitava non all'ambasciata a Milano, all'ambasciata tedesca, ma mi invitava a Berlino. Quindi dice: "Io so che portare fuori delle opere d'arte dallo Stato, c'è da versare l'IVA di tutte le opere che si portano fuori, poi le opere che rientrano in patria vengono rimborsate,
mentre le opere che sovvengono sono vendute, l'IVA è già stata pagata, eccetera. E quindi lei avrà solo il problema di trovare la possibilità di soggiornare per quei 10-15 giorni. Però le assicuro che ben difficilmente quello che lei potrà portare in mostra ben difficilmente tornerà a casa sua, tornerà in Italia, perché penso di conoscere abbastanza bene il mio popolo. E insomma, questo signore che mi fa questa presentazione, che naturalmente mi lascia sbalordito, perché mai mi sarei aspettato una cosa del genere, nell'arco di mezz'ora, tre quarti d'ora, io mi trovo il taschino della mia giacca con una decina di questi biglietti da visita, perché i suoi colleghi hanno fatto praticamente la stessa cosa. Non so se è stato per imitazione, perché l'ha fatto lui, devo farlo anch'io, eccetera. In ogni caso sembravano tutti molto sinceri e tutti mi hanno fatto questa offerta. È un'offerta grandiosa se ci pensiamo, perché possiamo immaginare se io avessi voluto, io fossi stato uno di quei artisti che per avere un pedigree, per avere una presentazione, per dare un certo valore alla propria firma, perché poi alla fine è quello che conta, è poi sempre la firma quella che dà il valore al quadro. E avessi dovuto fare cose del genere a mie spese, dovevo essere veramente figlio di uno sceicco o figlio di un imprenditore di primo livello. Mentre io ero assolutamente nessuno. Quindi succede tutta questa cosa e poi a un certo punto, per così vivacizzare l'impegno che stava già andando avanti, io non so se era già l'una o se era già le due, non lo so, la segretaria lancia. Allora, che cosa dite se per caso scendiamo in tavernetta e ci facciamo due spaghetti aglio e olio? E questa è la classica battuta che difficilmente trova gente che dice: ma no, abbiamo già fatto il mangiato. No, tutti super felici di andare in tavernetta, e così siamo anche andati in tavernetta a mangiare gli spaghetti aglio e olio. E così ho visto anche la tavernetta, che era una gran bella tavernetta. E ho conosciuto anche qualcuna di quelle signore ingioiellate, e così eleganti e così milanesi, diciamo. Però poi sono le solite battute che ci si scambia, lei ha famiglia, ha dei figli, eccetera, no? Perché poi le signore convergono poi il discorso anche su quello, sul fatto di se sei un bohemien o se sei una persona che vive nel modo classico. Bene, a questo punto sarebbe finito tutto. E a questo punto io, che mi chiamo Giuseppe Mesini, ogni tanto io dovevo fare la mia cazzatina. Sì, aspetta un attimo, papi, che chiudo un attimo questo video. Proviamo a chiudere l'attimo prima della cazzatina.